Non parlate ai vostri bambini. Prendete i loro visi fra le mani e parlate con loro. La cosa più importante che i genitori possono insegnare ai loro figli è come andare avanti senza di loro. Non ci sono figli casti, ma solamente infermi, ipocriti, maniaci e pazzi. Sembra che ogni nuova generazione di giovani sia sempre più suscettibile e sempre più pusillanime, e ogni nuova generazione di genitori sia sempre più disposta a proteggerla e ad incoraggiare questa pusillanimità in un crescendo senza fine. Ci sono due lasciti durevoli che possiamo dare ai nostri figli. Uno sono le radici, l'altro sono le ali. Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. I figli sono come gli aquiloni, gli insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo, gli insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita, ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. Quando i genitori fanno troppo per i figli, va a finire che i figli non faranno abbastanza per loro stessi. Sì, perché io non capisco come sia possibile che per guidare la macchina, o la barca, o anche il motorino, serva un attestato di idoneità, e per essere genitori, no. Si va forse incontro a minori responsabilità? Io la patente l'ho presa perché negli anni ho imparato a vivere e ad amare. E ho imparato che prima di metterli al mondo, i figli, bisognerebbe fare un esame che tenga in considerazione il rispetto della vita altrui e della libertà. La libertà dei bambini, quella che ci viene tolta giorno dopo giorno, man mano che ci troviamo costretti a crescere. Perché chi crede che essere genitore sia un diritto e non un dovere, finisce per indottrinare i propri figli anziché educarli. I nostri figli però, come scriveva Kyle Gibran, non sono nostri, non vengono da noi, ma attraverso di noi. Non bisogna considerarli di nostra proprietà, non devono essere costretti a pensarla come noi perché hanno i loro pensieri, che possono essere simili ai nostri o a volte contrari. In ogni caso è bene che li abbiano e che si ritengano stretti. Ti uccide vederli crescere, ma penso che ti ucciderebbe ancora più rapidamente se non crescessero. I maestri e i genitori esistono per essere un giorno abbandonati. Quella di noi genitori è una responsabilità illimitata, senza proprietà, nel senso che noi non siamo i proprietari della vita dei nostri figli. Non è forse questo il dono più grande della genitorialità? Non avere aspettative su di loro, non desiderare che diventino quello che non abbiamo in mente che debbano diventare, lasciarli liberi di sbagliare e trovare la loro via. I genitori che si aspettano riconoscenza dai figli, e alcuni addirittura la pretendono, sono come quegli usurai che rischiano volentieri il capitale per incassare gli interessi. Dopotutto, non vi sono figli illegittimi, ma solo genitori illegittimi. Se non esistessero i genitori, non ci sarebbe nemmeno la psicanalisi. I genitori nel dare le chiavi della macchina agiscono come se stessero dando le chiavi del regno. I miei genitori hanno avuto una sola discussione in 45 anni. È durata 43 anni. Quando si diventa genitori accade un fatto strano e malaugurato. Si comincia ad assumere un ruolo, a recitare una parte, dimenticando di essere una persona. Una volta entrati nel sacro regno del ruolo genitoriale, si pensa di dover indossare la tonaca di genitore. In buona fede si assumono certi comportamenti perché si crede che i genitori debbano comportarsi così. Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni. I genitori degli altri sono sempre più simpatici dei nostri, eppure chissà perché,
I nostri nonni sono sempre più simpatici di quelli dei nostri amici. I vostri figli non sono i vostri figli, sono i figli e le figlie della brama che la vita ha di sé. Essi non provengono da noi, e né da voi, ma per tramite vostro, e benché stiano con voi, non vi appartengono. Noi siamo i vostri figli e stiamo vivendo un vero e proprio disagio in questa età del nichilismo. Stiamo male non per ragioni psicologiche come nell'adolescenza, ma per ragioni culturali. Il futuro non è più una promessa, ma è una minaccia, o comunque è imprevedibile. Non retroagisce come motivazione per lavorare o studiare, o come incentivo. Diventa una demotivazione che ci ferma e ci fa vivere nell'assoluto presente. Lo sguardo al futuro crea angoscia. Questa situazione di età del nichilismo si è creata. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. L'arrivo dell'erotismo e la sessualità è una crisi che porta ad un lavoro di riformulazione radicale della visione del mondo. La scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio, perché il lavoro psichico che avviene in un ragazzo a sua stessa insaputa non è cosciente al ragazzo di essere costretto a fare questa trasformazione, la sta facendo. È così faticoso che la scuola non deve essere l'ultima prova della vita, ma semplicemente un gioco di vita, nel senso che ci sono delle regole che vanno osservate. L'amore, Eros, è filosofo. Non entri nel sapere se non attraverso l'amore. I professori non amano i loro studenti, hanno semplicemente e al massimo paura di loro. I professori devono sapere affascinare. Meglio il plagio della demotivazione. Almeno nel primo caso si ha una strada da prendere. Tutti i genitori fanno del male ai figli, è inevitabile. I giovani, come vetro puro, conservano le impronte di quanti li toccano. Alcuni genitori li macchiano, altri li incrinano, altri ancora li frantumano in mille pezzi, senza possibilità di recupero. Sarò quel genitore che al posto di dire «studia, aiutami a pulire, non fumare, non bere», dirà non dimenticarti di sorridere oggi». Il compito della genitorialità è saper dire vai quanto è necessario. La sfida della genitorialità è riuscire a tenere insieme l'eccomi e il vai. La nostra risposta all'esigenza dell'appartenenza è quella dell'erranza dei nostri figli.